Bene, raga, siamo a Rimini Wellness, fiera del fitness. Qua siamo, vabbè, in un padiglione vuoto, giusto per fare la intro. E andiamo a vedere che c'è di interessante. Ma, ragazzi, in che se... Ferre! Ma che ci fai qua? Ma buonasera. Ma come, perché da ste parti? Ma ero qua, sai, abito vicino a Rimini, io sono passato di qua. Ma in realtà, devo essere sincero, pensavo di essere Games Week e poi invece hai sbagliato. Quello è a Milano, hai sbagliato. Ho sbagliato di poco. Beh, visto che sei qua, panchettina, andiamo un po' di... Andiamo a spingere. Ragazzi, alleniamoci un po'. Andiamo. Di là. Ma cosa stai facendo? Buonasera. Prima cosa dobbiamo caricare. Prima devo scaldarmi, infatti. Ma cos'è? Questo qua è riscaldamento. Per scaldarsi almeno 20 kg per parte. Almeno. Ragazzi, scusate, vediamo. Io ragazzi faccio calisthenics, quindi non lo so. Io seguo lo spotter rigorosamente, vediamo un po'. Vai. Oh. Ci sei. Secondo me è ancora poco, non so. Oh. Per ora basta così, signor Ferre, anziché parlare. Un po' più giù perché ti stai appoggiando. Vai, ok. Che poi in realtà riscaldamento, anche qua siamo sul mio massimale quasi. Ironia o eroina? Non lo so, vediamo un po'. Ho presa intanto bella stretta per il signor Ferre. Sì. Tu ti trovi bene così. Ma no, in realtà è la barra che è diversa come la uso di solito. Ci sta. Più larga, petto, bello duro. Più larga bello. Penso che la spingo un po' di più. Altra, bello. La. Allora, come riscaldamento ci siamo. Bello. Adesso. Signor Ferre, qua siamo vicino al mio massimale, quindi. Secondo me cominciamo a buttarci 5 kg per parte. Raga, non è un test di panca, facciamo un allenamento generico, no? Sì. Panca si spinge un po' di più, poi nelle altre cose vediamo. Beh, mettiamo altri 10 kg. Mi hai detto 10 però, eh! Mi sa che non ci sia il capito, no, 25. Metto 5. Qua, bellissimo, guarda come si fa bene. Wow, allora. Bello largo. Ok. Si vede che non faccio panca. Chi sei? Ragazzi, sto spostando razzo, è il mio sogno. Aspetta, cazzo, non lascia. Mannaggia. Cerchiamo di rimanerci sotto. Una mano per alzarlo? No, ci sono ancora, tranquillo. E il signor Ferre c'è. E va con la prima. Easy. Ci può dormire siamo. Tranquillamente qua. Ce n'è. Ragazzi, d'altro canto 70 kg ancora i pesi della kick, va. Mettiamola così. Vai. Bello. Ok, giù. Bello. Io direi ultima serie, mettendo altri 10 kg. Ok. Ma poi cambiamo. Vediamo un po'. Ci sta. Secondo me facile ancora. Ci sei. Facile. Basta. Oddio, c'ho le palle sopra Ferre. Ok. Vai, ce le hai. Là, ancora leggero, 80 kg, oh, fai scherzo. Una, e due, vai. Boh, ma sempre ancora una? Ancora? Vai. Ah. Niente. Ci ho provato, va. Basta. Buono. Ragazzi, cambiamo. Basta panca. Tanta roba. Dai. Andiamo a fare gambe? Allora raga, visto che siamo a Rimini Wellness, tanto vale provare più macchine, facciamo una serie di più macchine. Tipo questa qua è per i bicipiti, ma non ho capito come funziona perché, cioè tu tipo prendi le maniglie, vediamo un po', fai questo, ok, ci sono anche due pacchi pesi e quindi è separato, però è stranissimo perché l'ho già provata, quindi so come funziona, però... Ah, forse è così. Ah, ecco perché. Ok, io tenevo il gomito piegato, invece braccia tese e poi dopo da qua vedendo il gomito in avanti. Sì, il gomito bello fermo, ci sta. Ok, ci sta. Sono 15 kg per lato, però. E io guardando il bicipite di Raxor già. No, è che va bene così. È leggero. Quindi sì, mi raccomando, gomito all'inizio bello teso. Là. Ok. Un po' particolare, non mi piace a me sinceramente.
cioè le macchine poi per fare esercizi monoarticolari non mi sono mai caduto, quindi niente, hai cavi, c'è qualcosa. C'è qualcosa che non va, perché vedi che qua io dovrei continuare a stendere. Sì, devi braccio teso all'inizio. Se, vabbè, prossima macchina, se qua non ci è piaciuta. Oh, altra macchina molto interessante, lat pull down, che apparentemente è una lat machine, però ha due pacchi pesi separati anche questa, e poi con le maniglie, quindi particolare. Ah, vediamo un po', per noi sono 30 kg, quindi sarebbero 60. Ragazzi, qua ciao, io vado qua. Ti devo dire, non è male. Mi piace. È difficile essere sincronizzati con entrambe le braccia, però ci sta. Anche perché vedete che comunque io sto anche cambiando la presa a corso d'opera. Mi trovo comodo partendo prono e poi scendi e ti giri un po' e arrivi neutro. Beh, io dovrei sfidare il dorsale di un calistenico. Bello. Piace, Ver? Sento il sinistro che tocca un po' prima. Probabilmente avrei un lato più forte. Ma anche io. Ho un braccio più lungo, forse. Ci sta. Vediamo. Okay. Ti volevo vedere se eri asimmetrico. Qua già molto meglio però, No, ci sta, bella molto meglio, questa, molto ragazzi. Meglio. Beh, facciamo altro, esploriamo. Esploriamo lo stand della Panacea. Ok, che altra macchina interessante, il Bulley Row, un classico Bulley, però anche questo c'ha due pacchi pesi separati, quindi andiamo a isolare le varie parti del dorsale, no? E intanto zitto resta sul dorsale lui, cioè. Quindi per ora 40 kg. Okay. E anche qua stesso discorso di quella latte, che giustamente uno non è abituato, quindi andare perfettamente in sincronia non è facilissimo. Però ci sta, bella macchina ragazzi, mi piace. Volendo possiamo anche lavorare con solamente un braccio, cioè ci sta. Se vogliamo isolarne uno, non è che sono costretti a usarle entrambe. Allora, bello. Scusa solo un attimo. Signor Ferre, è il suo momento. Vogliamo spingere un po' di allora, più. Allora, tocca a me, vediamo un po'. Io ti sto dietro. Il bank abbiamo spinto, qua ci stiamo scaldando. Ok, allora vediamo un po'. Là. Ah ok, gira. Io mi sa che l'ho fatto neutro per sì, tutto. Sì, io ci aggiungo la torsione. Bello. Molto bene, signor Fer. Vediamo il back, qua si sta... Il back sta lavorando? Il back c'è. Molto bene, signor Fer. Ogni tanto passa della gente che ne abbassa l'autostima. Passa gente, ma non è un problema perché tagliamo. Ne abbassano l'autostima certi. Ferre, vogliamo anche caricare un po' di più, che è sto peso da dai, buttaci un 5, un 5. Dai, facciamoci una serie un po' pesa di schiena. Quanto fa? Vai. Vado io. Ragazzi, facciamo 40 e 40, dai. Boh, ciao. Ho detto buttaci un 5 e 5, lui ha caricato 45, vabbè. Ok, già così peso importante. Vediamo il back. C'è? Direi che c'è. Basta. Notiamo un inizio di afflusso di sangue nel nostro Raxor. Vediamo se ce l'hai così, perché è importante. Diamo perdono per la confusione, ma ragazzi, siamo una fiera, c'è un botto di gente. Anzi, buona grazia che stia riuscendo a fare questo conto. Allora, perché lui era aspettato. Devo capire come staccare bene, ma penso. Non è facile. Bello pesante, Sì, sì, ci siamo. Là. Oh, mi piacciono queste urla. Sì, devo fare i versetti, sono... ma non riesco a concludere bene il movimento. Il peso per me è troppo. Basta, dai. Ci sta, è un bel... sono 80 kg in totale, è un bel carico. Io ho sfidato il dorsale di un calistenico e sono contento così, signori. Mica abbiamo finito, ora facciamo altro. Ma facciamo altro, assolutamente. Andiamo al prossimo macchinario. Ok, raga, procediamo. Siamo a una chest press ora. Ritorniamo a fare petto, un po' a caso. Sono 60 kg così. Ti lascio. Okay. Bella. Anche qua sono separati i pacchi pesi, che poi non sono pacchi pesi, sono a carico diretto. Si chiamano a carico diretto quelli dove ci sono i dischi così. Io non ne ho sinceramente. Dovrebbe essere a carico diretto. Comunque 60 kg, però. Bello. Signor Ferra. Proviamo. È il suo turno. Vediamo un po' com'è. Io comunque non ero messo bene. Ero chiuso, ero tipo in plancia. Sì, diciamo che il sellino è un po' altino, ma vabbè. Ok. Bello. Sì, qua siamo un po' più bassi rispetto alla panca di prima. Sì. Vabbè, poi ovviamente bisogna anche abituarsi alle macchine nuove, quindi. Ok. Però no, non è male. Oggi ragazzi sono Panatta, sponsor Panatta, non so, guarda, ci devo oggi, pagare. Secondo me la foto di prima va rifatta in pump dopo. Se abbiamo fatto la foto bisognerebbe rifarla. Va bene. Bella, dobbiamo fare qualcosa di spalle ora.
Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Oh, vieni giù. Niente muscle up oggi, niente, giù. Ragazzi, noi volevo fare... No, no, niente. Fare solo macchinari oggi. Oggi sono... È una roba incredibile. Chiedo perdono. Ok, basta panatta, sennò qua non ci hanno pagato. Gatte, git, bro, ma non la conosco io. Come penso direi che ci siamo, a posto. Penso perfetto, vabbè. Sì, sì. Allora, lento avanti, è comunque assistito, quindi abbastanza easy. Sto dietro o fai easy? Devo stare dietro? Star dietro. Allora, sto dietro la videocamera io. Allora. Vai, vediamo un po'. Vabbè, leggero. Vabbè, ma assistite molto seriati, cioè ragazzi, più bello fare la finita di press libera. Dorso e spalle con un calistenico. Vediamo un po', ma mi sembra molto tranquillo. Vabbè, vai, io qua ci posso dormire, vieni tu a provarla, va? No, ma anche per te è facile, dai. Allora. Se fa fatica io chiudo qua il video perché. Beh, è tanto easy qua. Facile. Sì. Mettiamo subito. No, mettiamo subito. Ma possiamo mettere un po' più di peso perché così manco si sente. Mettiamo subito qualcosina. Ah, vabbè, così. Neanche c'era gusto. Ok, raga, carichiamo 20 kg. E fu così che qua arrivò la nostra rovina. Vediamo. Signor Ferre c'è. Già meglio. Ok. Ok. Quindi siamo a 25 kg per lato. Sono questo tipo di macchine. Il bilanciere va contato, non l'ho mai capito. Però. Ok. Però mi sa che l'ha sentita. C'è stato quel tremolio, no? Quel piccolo... Quella piccola crisi epilettica che ci viene. Adesso l'hai messa alta, ma che... Vediamo un po'. Ok. C'è. Si sente. C'è anche il nostro Raxorone, c'è anche lui. Vai. Spingi. Basta. Allora, Raxor, questo qua è un esercizio per le gambe. Vedi, wow. Vedi che si gonfia tutto qua? Sì. Si però... Gonfia... Io di solito per le gambe basta cammino. Ciao. Dove vai? Ciao. Dove sto levando le gambe, ciao. Vieni qui.